Benvenuti in questo nuovo vlog. Vi faccio conoscere una macchinetta bellissima, sarebbe la Button Press della Wear Memory Keepers. Come vedete la maniglia si svita in modo da poterla poi riporre nella sua scatola e poi si riavvita all'occorrenza. Vediamo qua tutti i suoi accessori. Queste sono le basi per fare le spille medie, che siano spille o portachiavi o calamite. Comunque in dotazione ci hanno dato questa bustina nella scatola. Abbiamo la base, ora ve la avvicino un po', la base dove vanno appoggiati i vari elementi. Questa ad esempio è la base che serve per tagliare. Quindi si mette questa base, poi abbiamo una fotografia o disegno o carta, non so, qualsiasi cosa scegliete, quale sia il motivo della vostra spilletta, la posizionate dentro questa fustella, poi girate tutto il corpo, prima si attacchiamo questo alla parte alta, diciamo è tutto calamitato, quindi dovrebbe attaccarsi. Perfetto, ora prendiamo tutto il corpo, lo facciamo ruotare, poi impugniamo la leva e con una piccola pressione la nostra fustellina ritaglierà perfettamente la nostra carta. Ecco qua. Due pressioni, va bene. Ora togliamo le basi che abbiamo appoggiato prima e prendiamo la base celeste che andrà nella parte di sotto e andrà ruotata verso A, dove vedete la freccia in basso deve essere in corrispondenza della A. Il top invece lo mettiamo nella parte superiore, anche se starà lento è giusto così, e lo ruotiamo verso A. Ora prendiamo la nostra plastichina trasparente che c'era in dotazione con le parti delle spillette e abbiamo tre parti distinte, ok? Noi andiamo a prendere prima di tutto questa metallica che sarebbe poi la parte superiore e la dobbiamo mettere a testa in su nel foro, poi mettiamo la fotografia già ritagliata, ora io adesso mi ho lasciato un angolino, lo stacchiamo, non fa niente, tanto poi andrà a... ok, a sistemarsi intorno alla spilletta. Perfetto, mettiamo sopra la nostra plastichina, non la dimenticate mi raccomando, ruotiamo tutto il corpo e ci assicuriamo che sia tutto in A. Piccola pressione, riapriamo tutto e non dovremmo trovare niente. Perfetto, perché la spilla è rimasta nella parte superiore incastrata. Questo per consentirci ora di fare la seconda parte. Ora nel mio caso io toglierò la parte della spilletta perché quello che voglio realizzare è invece una calamita per il frigo. Quindi togliamo la spilletta e allineiamo bene la parte di sotto nel nostro corpo, ok? Spostiamo tutto su B questa volta, allineandolo con la freccetta, e anche la parte di sopra, tutto su B. Ruotiamo, guardiamo che sia ben allineato, e un'altra pressione. Questa volta, girando, aprendo la macchina, troveremo la nostra spilletta finita, ben rifinita e sigillata. Io ne ho fatto anche delle altre per farvele vedere, ne avevo già fatto qualcuna prima, una natalizia che praticamente questa natalizia ha la spilletta dietro, ok, e le altre invece sono tutte calamite, quindi adesso dovrò prendere la calamita e incollarla.
Io metterò un goccio di colla a caldo, però vi faccio vedere che la calamita si attacca anche senza. Ecco qua, io ho comprato queste calamite un po' più spesse e più grandi da Amazon perché, come vedete, le spillette presentano un gradino e quindi è giusto che sia più rifinita. Secondo me dovete usare la colla a caldo, anche se comunque, vedete, si attacca perfettamente. Bene, spero che questa review sulla button press della We Are Memory Keepers vi sia tornata utile. Vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!